È un'altra nostra rubrica, quella dedicata alla medicina, che prende il via dopo la parentesi estiva e la apriamo alla grande perché ho con me un ospite molto gradito, molto importante, una dottoressa bella, brava, giovane, ha tutto con sé, ma lo scopriremo insieme perché oggi con lei, con la dottoressa Carmela Rescigno, che è un chirurgo d'urgenza, parleremo di patologie, o meglio di situazioni in cui ognuno di noi può venirsi a trovare e che spesso noi sottovalutiamo, ma che sono molto, molto pericolose per la nostra salute, per la nostra sopravvivenza, ma soprattutto mettono il medico di fronte a situazioni così da decidere, da affrontare all'improvviso. E questo soltanto una grande preparazione può consentire al suddetto medico di affrontarle e risolvere. Allora, grazie Carmela di essere qua. Cominciamo Grazie dalla domanda più scontata, che potrebbe sembrare ovvia, ma non lo è. Che cos'è la chirurgia d'urgenza che un medico sceglie per la quale specializzarsi? Sicuramente non è una chirurgia fatta di fretta, come si è soliti pensare. Il termine chirurgia deriva dall'etimologia greca kerkeros, che significa mano, ergon, lavoro, per cui pratiche operatorie con l'ausilio delle mani. L'urgenza è legata invece alla patologia, perché le patologie che richiedono interventi di chirurgia d'urgenza sono patologie che, se non si interviene in tempi rapidi, possono aggravare le condizioni generali del paziente, addirittura possono portarlo a morte. Per cui Certo. l'urgenza è legata alla tempestività con cui, infatti, è consentito solo fare un minimo di esami preoperatori, sia di laboratorio sia radiografici, e poi si ricorre alla terapia chirurgica in sala operatoria. Quindi quali sono poi le patologie più frequenti che vi trovate di fronte ad affrontare? Beh, ci sono, di pertinenza della chirurgia d'urgenza ci sono patologie spontanee e patologie traumatiche. Quelle traumatiche, grazie all'incremento dei traumi della strada, dell'incidenza dei traumi della strada, oggi è la prima causa di morte al mondo. Quelle spontanee sono patologie croniche che hanno fasi di acuzie e che quindi da croniche necessitano di una terapia d'urgenza. Per esempio, le più frequenti sono la colecistica alcolotica, che in una fase acuta diventa colecistite acuta, e la diverticolosi del colon, che in fase acuta diventa diverticolite. Ecco, lei ha toccato uno degli argomenti che io già avevo pensato di affrontare, che in genere noi pensiamo alle ernie che si strozzano, ma poi c'è questa diverticolite. Qual è la differenza fra diverticolosi e diverticolite? Per il colon, La ovviamente. diverticolosi, è la patologia cronica, la diverticolite è l'infiammazione di una patologia cronica. E diciamo, i diverticoli sono un'estroflessione della parete del colon sinistro, dove sono tendenzialmente del colon sinistro perché in quella sede anatomica le feci ci arrivano più disidratate e quindi c'è bisogno di una maggiore forza muscolare, di parete muscolare per farle progredire. E queste estroflessioni sono a fondo chiuso, per cui capita di frequente, ne vediamo tantissime noi, che si crea una vera e propria sorta di camera chiusa intestinale, dove questi residui fecali determinano infezione e quindi c'è una proliferazione tumultuosa dell'infezione fino a perforare la Addirittura. parete E quali intestinale. sintomi vi racconta il paziente? Il paziente arriva in pronto soccorso con dolori addominali acuti, ha un'obiettività clinica suggestiva per una peritonite, perché si verifica una vera e propria peritonite, perché dobbiamo pensare che il contenuto del lume intestinale fuoriesce dall'intestino nel Certo. momento in cui c'è la perforazione diverticolare e quindi va a determinare un'infezione di tutto il peritoneo. Quindi il paziente arriva con febbre, dolori addominali, vomito, tutti sintomi che fanno pensare ad una patologia acuta addominale. E quindi voi come fate la diagnosi?
Molto spesso i pazienti non sanno neppure di avere la diverticolosi, perché alcuni sono anche pazienti giovani che nella loro vita non hanno mai fatto una coloscopia, quindi non sanno di essere affetti da questa patologia, perché poi la patologia può essere silente per un periodo. Certo. E noi la diagnosi in pronto soccorso, facciamo una diagnosi in emergenza di addome acuto, e quindi non è una diagnosi di malattia, è una diagnosi sindromica, è una sindrome. Sindrome, esatto. Sì, e quindi sicuramente la TAC ci aiuta in urgenza ad orientarci verso, ma la terapia è chirurgica, e diciamo che tendenzialmente la diagnosi è clinica, perché un paziente che ha un addome acuto peritonitico è un paziente che da mettere sul tavolo operatorio e da operare. Mi è mai capitato che potesse magari avere anche un tumore del colon, no? Cioè in queste situazioni di emergenza, sì, perché anche scoprire che avesse un tumore? Sì, perché anche i tumori del colon si perforano e si infettano, e ci sono i cancroascessi, e quindi possono simulare anche una diverticolite perforata. Molte volte eravamo orientati verso una diagnosi di perforazione diverticolare, invece poi abbiamo trovato delle neoplasie del colon perforate, ascessualizzate, che del colon sinistro, che davano una sintomatologia molto simile. Quindi in tanti casi a questo punto c'è da intervenire chirurgicamente, come diceva lei, e anche togliere quel pezzo di intestino, arrivare alla borsetta famosa in senso volgare, ma in termine medico si chiama, invece lei mi scriveva, colostomia. Sì, sì. E che cosa è, diciamo, che cosa succede al paziente? Sì. E se lo accetta, perché non pensa sia facile da accettare. Sì, allora l'intervento, abbiamo detto che la terapia è chirurgica, l'intervento tradizionale è la resezione del tratto interessato dai diverticoli con il confezionamento di un ano preternaturale, che è la colostomia, e quindi quella detta, chiamata volgarmente, la borsetta. Diciamo che però l'avvento della laparoscopia ci ha messo in condizioni di poter valutare con l'introduzione di una telecamera in addome il tratto coinvolto, quindi l'ansa intestinale coinvolta, questi ascessi peridiverticolari che si vanno a formare quando c'è una perforazione, quindi un'infezione addominale. E si può tentare, e dopo spiego perché dico un tentativo terapeutico, di drenare le raccolte purulenti, diciamo peridiverticolari, pulire, fare una toilette del cavo e mettere a dimora dei tubi di drenaggio. Questo può essere un tentativo terapeutico. Dico tentativo perché contrasta questo approccio da quella che è una regola generale della chirurgia d'urgenza, secondo la quale, ed è una regola antica, secondo la quale il chirurgo deve, nei limiti del possibile, curare la causa della malattia nel momento in cui interviene. Perché si potrebbe anche ripetere. Con questa modalità, con l'approccio laparoscopico e quindi col drenaggio dell'infezione che si è creata, noi andiamo a curare il sintomo, non la causa, perché poi i diverticoli, certo, restano lì, e quindi... È pur vero che però questo approccio ci può consentire di rinviare la cura definitiva della patologia, evitando il confezionamento della colostomia, perché poi abbiamo tutto il tempo per poter preparare l'intestino e quindi poter affrontare un'anastomosi intestinale ad intestino pulito, e non in urgenza, dove tutto ciò non è possibile e siamo costretti a confezionare la colostomia, che si chiama secondo Hartmann. Hartmann era un chirurgo francese che ideò questa tecnica e che vide che solo in questo modo i pazienti riuscivano a sopravvivere alle infezioni gravi addominali della peritonite. Molto interessante, molti progressi. Poi dopo parliamo anche con la dottoressa, che è impegnatissima non soltanto nella chirurgia d'urgenza, poi dopo vedremo. Però dopo c'è una fase posteriore in cui bisogna poi rieducare l'intestino, il paziente? Sì, diciamo che il paziente vive molto male la colostomia, perché è una ferita, io definirei una ferita psicologica, poi di fatto non crea nessun limite nella quotidianità di un paziente, però accettarla, anche se temporanea, noi riscontriamo dei pazienti che addirittura minacciano il suicidio
perché non vogliono uscire dalla sala operatoria con la colostomia. Invece poi una volta superata questa fase, diciamo, iniziale di accettazione, i pazienti non solo si abituano, e molti dei quali diciamo, non richiedono l'intervento a distanza di 3-6 mesi di ricanalizzazione intestinale, perché si abituano al punto tale che non si vogliono sottoporre a un altro intervento. Invece, diciamo, i pazienti un po' più giovani poi a distanza di 3-6 mesi ritornano per riconfezionare il tramite intestinale, e quindi per togliere la colostomia definitivamente. L'intervento di ricanalizzazione è un intervento che ha un'alta mortalità, quindi è un intervento che non va sottovalutato. È un intervento dove la tenuta dell'anastomosi è determinante per la prognosi, per l'esito finale. Quindi che non... percentuale poi di richiesta c'è? Quindi minima a questo punto? No, c'è un'alta percentuale, perché spesso si commette l'errore, il chirurgo commette l'errore di non far comprendere bene al paziente la gravità, la serietà dell'intervento, i rischi, i pericoli, perché il paziente scampato alla peritonite nel primo intervento in urgenza pensa che il grosso è passato. Invece è passato in parte, perché anche il riconfezionamento intestinale presenta dei rischi, delle complicanze che sono importanti, e quindi va sempre ben chiarito al paziente che, tant'è vero che molti in età avanzata poi decidono di tenersi la colostomia e di non sottoporsi nuovamente a intervento chirurgico. La dottoressa è qui con noi, ma è reduce da quante ore di sala operatoria? È stata diverse, una giornata intensa. Diverse. E sono capitati molti casi particolari oggi? Diciamo, no? L'urgenza è dietro l'angolo, per cui non è programmabile. Quando sembra che stiamo smontando, rientriamo in sala operatoria. E oggi una domanda che le faccio: che cosa, ecco, per quello che le ha detto, un medico di urgenza, un chirurgo d'urgenza è impegnato veramente ad affrontare situazioni le più disparate, che cosa spinge un medico, in questo caso lei, a fare questa scelta? Ma io penso che un giovane, a me ha spinto la passione per questa professione, ma un giovane studente di medicina che si avvicina a questa branca deve essere intanto motivato, perché è una vita molto sacrificata, però è anche una vita molto gratificante, per cui diciamo che deve avere delle caratteristiche peculiari per poter affrontare un lavoro del genere. Però noi abbiamo gli studenti della scuola di specializzazione, gli studenti di medicina che frequentano il reparto dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, e diciamo che soprattutto nel panorama femminile delle studentesse molte si avvicinano a questa branca con passione. Lei è anche dottore di ricerca di chirurgia e tecnologia diagnostica avanzata presso la Federico II. Sì, di che cosa si occupa questo settore? È un dottorato di ricerca sulle tecniche diagnostiche avanzate, perché la medicina ormai cammina di pari passo con il progresso tecnologico, per cui per fortuna da un lato. Questo però non deve far perdere al medico l'orientamento clinico, che è sempre quello su cui bisogna fondare una diagnosi, e poi uno cerca il conforto negli esami diagnostici, nella tecnologia, ecco, avanzata della diagnostica, però l'orientamento medico è sempre quello clinico. Bene, noi la ringraziamo, magari le strappo una promessa di ritornare qua, magari possiamo affrontare altre problematiche che possono capitare a tutti noi. Anche io, mentre lei parlava, ho pensato, ma c'è un doloretto qua, mi sono fatta un'autodiagnosi da sola. Però e allora lei magari, con piacere, compatibilmente con il suo impegno di chirurgo, ci darà l'onore di ritornare qui in questa nostra rubrica dedicata alla medicina, che è quasi trentennale. Grazie. Va bene, la ringrazio, ringraziamo voi e la dottoressa Carmela Rescigno, e alla prossima.